Buongiorno, buon inizio di Wikivlog. Benvenuti sull'angolo di Saidori. Settimana che inizia col fine settimana, perché siamo a venerdì. Sono morta perché c'è un caldo fotonico. Sono venuta al mare di pomeriggio, tardo pomeriggio rispetto al mio solito, però sono quasi le 5. Sono venuta in una spiaggia che è una caletta, l'unica caletta di Cagliari, che si chiama Cala Mosca, e non ci vengo da tipo 20 anni. Chi mi segue nelle storie ha visto, probabilmente sono venuta a fare, diciamo, un'escursione sul monte alle spalle di Cala Mosca, al monte di Sant'Elia, la Sella del Diavolo, e mi è venuta voglia di venire in questa spiaggia, quindi adesso scendiamo. Eccola qua. Direi che è veramente carina, mi piazzerò qua sotto quindi. E poi dopo me ne andrò sopra, ma dall'altra parte, cioè farò il giro, andrò a Marina Piccola e risalirò fino alla torre, più o meno quella zona lì. Così farò anche un po' di trekking, diciamo, verso il tramonto. Per il momento andiamo giù. Ok, mi sono fatta una doccia portando 2 litri di acqua dolce. Mi sono rovesciata la bottiglia giusto per levarmi il sale da questa parte qua che mi fa impazzire. E basta, adesso ho messo pantaloncini, magliettina, cappello, protezione 100. E vamos a scalare il lato della montagna che non ho fatto l'altro giorno. Qua siamo dalla parte del faro. Non so se avete seguito le storie. Comunque, se avete seguito le storie, abbiamo fatto questo versante con mio fratello. Adesso faccio l'altro, quello che avevo fatto a gennaio per andare alla torre. Quindi niente, smartina pronta, la mia scorta di acqua che adesso metterò nello zainetto. Diciamo che non c'è propriamente fresco, 37 gradi, però pian piano adesso dovrebbe scendere la temperatura, no? Si spera. Io vado, non mi ferma niente. Pronti? Andiamo. Torre, sto arrivando. Vedete, sulla sinistra ho il golfo. E risalgo praticamente. Guardate che bello. Risalgo qua. Lato praticamente del monte est, diciamo. Ciao cornacchie, mamma quanto siete brutte, siete bruttissime. Guardate quanti ficodini ci sono qua, è pieno, però non hanno i frutti, sono senza frutti. Mamma, ma qua è un bosco. Guardate, un bosco di fico d'India. Questa è tutta zona militare, quella alla mia destra, oltre la rete. Qua c'è un po' più fresco rispetto al lato ovest, perché lì ovviamente sta tramontando il sole, quindi qua ormai è già in ombra, c'è più fresco. Arrivo, torre! Eccoci! La torre! Ecco, ragazzi, che fanno su!
bellissimo. E adesso si va a mangiare. Devo fare il mallo reddus alla campidanese per cena, o meglio, voglio fare il sugo per mangiarlo tipo domani, perché a cena sono avanzati i pescetti fritti che ho fatto a pranzo e anche se il fritto va mangiato subito mi scoccia buttarli via. E poi è avanzata un'orata, quello me la pappo sicuro. E i gamberi, devo fare anche i gamberi, quindi assolutamente si va a pappare, si va a mangiare. Ciao! Vieni! Vieni qua! Vieni! Ciao! Mi sei bellissimo, mi sei. Cosa? Hai il collarino, ma sei di qualcuno tu. Da dove sei venuto, eh? Le fusa addirittura! Addirittura, cosa? Cosa, amore? Che c'è? Cosa? Vieni. Vieni. Dove sei? Devo andare via. Lasciamo, devo andare. Vieni con me. Abiti qua vicino? Ciao. Ah, ma qua qualcuno ti ha portato la pappa. Vedo bocconcini. Cosa? Vivi qua nella spiaggia? Qua c'è una bella pianta di rosmarino. Sa che lo prendo così faccio le patate. Guardate quanto bel rosmarino. Ok, ne tiro via 2-3 pezzetti così. C'è anche la pianta dell'asparago che è questa qua. Così. Ok. Arrosto con le patate. Ciao gattino! Buongiorno! Se avete visto lo scorso vlog dove con Robby raccoglievo, o comunque dicevo, poi non so se ho filmato mentre lo raccoglievo, dicevo che avrei raccolto il finocchietto selvatico. In pratica oggi ho fatto il mallo reddus alla campidanese con la salsiccia con i semi di finocchio, il vermentino, i pomodori pelati sardi, o casaro Antonella, per forza, la salsiccia appunto con i semi di finocchio, l'ho detto, sì, e lo zafferano e il mallo reddus ovviamente. E ragazzi, sto rotolando perché ne avrò mangiato tipo 250 grammi, sto morendo, erano buonissimi. Comunque adesso sono arrivata in spiaggia e oggi praticamente siamo venuti, io e degli amici, mio fratello non c'è, alla spiaggia di Solanas. Erano tipo 30 anni che non venivo in questa spiaggia perché
Non so perché non è una spiaggia che io di solito considero, perché è un po' a metà strada tra le spiagge più vicine, che sono Gerameas e Mari Pintau, vicine a Cagliari, e Villa Simius, che è un po' più lontana. E dovendo scegliere, non mi fermo mai a metà strada, a quel punto vado fino a Villa, perché la preferisco. Ma niente, i ragazzi erano venuti, dicevo, mi hanno mandato un messaggio che erano già qua, e quindi li ho raggiunti. Bel freschino, ma io non ho preso il maglione felpina, niente, mi congelerò. Guardate che c'è la piantina della giara, appunto. Guardate quanti nuraghe ci sono, ce li vedete? Fai vedere questo paese che ci siamo dimenticati. Quale? Sezzu. Ecco, questi sono i paesi, Sezzu, Tuili, Banumini, Gesturi e manca Genoni. Guardate quanti sono, nuraghe Scalamargiani, nuraghe Branedomus, nuraghe Sanna, di nostra nonna, nuraghe Sugorrazzu, Lorias, Margini, Trementi, Aras, Taro, sono tantissimi, Bruncumaduli deve essere uno dei noi più siamo grandi. Qua. Noi siamo qua, Luisa! Devo andare qua. Santa Luisa, guarda. Dobbiamo raggiungere la Paoli Picia. Paoli Picia, nuraghe, tutturuddu, tutturuddu. Andiamo, va. Scala Breveis. Scala Breveis vuol dire scala delle pecore, per chi non parlasse sardo. Ed ecco, ci stiamo addentrando. Adesso vi faccio ridere. Guardate. Ho tolto il coprisedile della macchina perché avevo freddo. Sennò... sarei morta di freddo, ragazzi, c'è proprio freddo. Contate che oggi la temperatura è scesa fino a 25 gradi, però al sole, cioè, qua all'ombra, infatti guardate quanto muschio c'è sulle pietre. Cioè qua c'è proprio un umido, poi ha piovuto tantissimo. Salve. Buongiorno, ha piovuto tantissimo stanotte e anche stamattina, e quindi c'è veramente tantissimo umido, cioè c'è fresco proprio, e c'è anche tantissima cacca. Ah, perché non ve l'abbiamo detto, ovviamente non è che sono tutti sardi e sanno sta cosa. Questa giara, che è un altopiano, è famosissima per i cavallini selvaggi. Cioè qua c'è i cavallini che sono allo stato brado, cioè non sono di nessuno, sono della Sardegna, sono di qualcuno. Ci sono anche dei proprietari, ovviamente. Però sono selvaggi. Però sono allo stato brado. Ok, ma sono di qualcuno, quindi? Qualcuno sì, qualcuno no. Okay, quindi ci sono branchi di cavallini per i cavoli loro, insomma. Sì, stanno benissimo, perché qua ci sono le pauli, sono appunto le paludi. Che sono delle pozze d'acqua enormi anche, tipo la Maiore, che è qua vicino, tra l'altro. Dove ristagna l'acqua, perché il terreno è basaltico e quindi si crea, tiene l'acqua, riesce, insomma, sì. Non è permeabile. Esatto. Ma lì incroceremo, secondo te? È possibile che ne vediamo qualcuno? Sicuro al 100%. Davvero? Bello, non vedo l'ora. Comunque un posto bellissimo, dove sono venuta sicuramente da bambina, ma non ho proprio più memoria
non lo ricordavo assolutamente questo posto. E diciamo che col caldo non è l'ideale, invece oggi ci ha regalato una simil giornata di primavera o autunno, che dir si voglia, perfetta per fare questa escursione. Quindi oggi mi è venuto in mente, ho detto andiamo alla Giara. Ci siamo avventurati. Quindi speriamo di vedere i cavallini e di poterli filmare per farveli vedere. Fra 2 chilometri. Sì, abbiamo 2 chilometrini di cammino, infatti ho cambiato le scarpe, ho messo le mie fidate Nike che vengono con me in palestra, escursioni, tutto. Fra un po' saranno da cestinare, poveraccia. Si sono accorti di noi e stanno fiutando la nostra presenza. Solo uno se ne è accorto. Se ci avviciniamo scappano. Sì. Non rimangono vicini, però andiamo, dai. Questa è la paura. Eravamo incerti di aver azzeccato la strada oppure no, e poi ci siamo, abbiamo svoltato e li abbiamo visti. Qua siamo alla Paulificia tra Tuivi e Sezzo. Pauli vuol dire palude, per chi non fosse sardo. Mettiti un po' di lato, sgamano di me. Sgamare in sardo vuol dire traduci. Vuol dire non farsi vedere. Guarda come ti guarda. È una bella famigliola, che belli che sono. Mi sa che è secca la Paoli, però. Forse la maggiore è piena, ma questa mi sa che l'acqua non ne ha. Così non festeggiamo loro. Ce ne sono altri. Sì, qua ci sono sempre. Sono scappati, guardate i piccoli, ci sono i piccoli, sono di corsa, sembrava un ariete, è arrivato di corsa, ha dato delle testate a quegli altri. Guarda di nuovo, guardate. Secondo me quelli là sono tipo la sua compagna e suo figlio, perché tipo un senso di possesso, quando si sono avvicinati agli altri si è incavolato, vero? Questo è bello. Questo è bellissimo.
mi comincio ad avere un po' di paura. I selvaggi, eh? Meglio che ci spostiamo, forse. Ciao, arrivederci. È stata bella la visita. Nel fango, è vero? Vi siete rotolati nel fango, siete tutti ciccini. Abbiamo trovato questo cartello che illustra appunto come diventa la palude in primavera, ma è una promessa, ci torniamo perché nei miei vari viaggi che vorrei fare qua una volta al mese ci facciamo queste escursioni. Guardate che bello, c'è proprio l'acqua alta. 27 depressioni naturali che raccolgono l'acqua piovana autunno-invernale riescono a trattenerla per lunghi periodi grazie al fondo argilloso e poco permeabile. I pauli sono completamente inondati, la profondità media è 30-40 cm con punte massime di un metro. Guardate che qua si vede come il sughero si stacca dalla pianta. E questa è una sughera, Sruegi in sardo. Su Sruegi. Questo è il cisto, questo è il classico fiore del cisto proprio che mi ricordo. Questo qua, il cisto rosa. La nostra professoressa di scienza ci aveva portato a vedere tutte le piante tipiche della macchia, il cisto, il lentisco, l'elicriso, il mirto, la lavanda. Qua c'è il cisto in tutte le sue. C'è il caprifoglio. Eccoci, giro finito. Guardate la pace che c'è qua intorno. Si vede tutto l'altopiano, è stupendo. C'è una coppia di tedeschi che si gode il paesaggio. C'è la luna. Stupendo, ragazzi. Troppo, 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 troppo bello. Che freddo. Io lo facciamo. Cena Castedaia. Fregola con le arselle. Astici, olio limone. Astici alla catalana con le cipolle e pomodori. Questo non è cagliaritano, ma ce lo mangiamo lo stesso. Robiola col salmone, giusto? E poi stiamo facendo le cozze alla marinara. Yum. Ci piace moltissimo. Astice by Michela Rossi. Guarda, che pessimi che siamo, sto gravando il cibo. Vabbè. Io lo mangio. Allora, questo è stato uno dei miei ultimi giorni in Sardegna, ma non l'ultimo, perché l'ultimo, ragazzi, lo vedrete nel video che andrà online domani, quindi il mio ultimo giorno in Sardegna. Ho fatto un unico vlog che riguarda questa giornata meravigliosa che ho passato con mio fratello e niente, questo quindi sarà un vlog che monterò a parte, che concluderà diciamo le mie vacanze in Sardegna, e poi invece inizieranno i video qua sul canale relativi un po' a questo settembre, a un po' di novità che vi devo raccontare, insomma i soliti video che riguardano skincare, che riguardano il beauty, che riguardano le chiacchiere, che riguardano il fitness, insomma tutte le cose che di solito affrontiamo qua sul canale. Quindi vi ringrazio per aver visto questo video, ci vediamo domani con un nuovo vlog appunto riguardante il mio ultimo giorno in Sardegna e dei posti meravigliosi che, se avete appunto intenzione di andare in Sardegna, vi consiglio di vedere perché vi può essere di spunto, quindi prendete appunti e basta. Grazie mille per aver visto anche questo video. Ciao.